Salve a tutti! Salve, buonasera, buona serata visto che sono le 7. Vi do il benvenuto in questa live diretta. So che è un orario un po' particolare perché sono le 19 e, e magari, tanti sono ancora al lavoro. Anche se in questo, in questo gruppo il, il, la registrazione rimane. perciò sono contento perché magari chi non la può vedere adesso la potrà vedere quando vuole. Rimane qui collegato. In realtà, poi la metterò anche su YouTube sul canale. Perciò vi do il mio benvenuto, Fatte cose, c'è anche, eh, anche la possibilità di mettere qualche commento se avete qualche domanda. E, e oggi parleremo di un concetto molto importante perché si basa un po' su, sul tutto il lavoro di questi ultimi 15 anni, che è eh, la parte della mia crescita personale, professionale, eh, per tutta la parte emotiva, mentale, perciò il potere della mente che eh, un po' di anni fa ho riportato, logicamente, nelle sfide, nelle varie sfide. Nella sfida dell'allenamento, nella sfida quando facevo gli arti marziali, nella sfida lavorativa, ma in realtà nella sfida giornaliera, quella del, della vita di tutti i giorni. E In questo caso, visto che siamo nel mondo della chetogenica, questa è una trasmissione che si chiama argomenti chetogenici proprio per questo motivo, perché eh, quando iniziamo un protocollo alimentare qualsiasi esso sia, Uh, ce ne sono stati e ce ne sono attualmente tantissimi di, protoli, uh, di protocolli alimentari, più o meno tutti uh, molto validi, soprattutto quelli evolutivi degli ultimi anni, la paleo, la dieta zona, uh, ce ne sono tantissimi di protocolli alimentari. Il problema è sempre uno, eh, la gente inizia, c'è questa sensazione di privazione, questa sensazione di dieta, questa parola micidiale che io odio, e... E poi uno molla soprattutto quando ci sono una serie di fattori emotivi che intervengono nel percorso alimentare. Dunque, oggi io ho preparato delle slide proprio perché voglio fare settimanalmente questi appuntamenti. Non saranno appuntamenti lunghi, vorrei chiudere tutto nell'arco di una mezz'oretta, forse pure prima. Eh, ma solitamente sono chiacchierone, perciò potremmo anche allungarci un po', e poi dare la possibilità a tutte le persone di vedere questa diretta quando vogliono, magari a casa, uh, in mattina, in base al loro lavoro. Oggi parleremo, perciò, dell'approccio mentale. Metto due slide, penso sia importante metterle. Ecco qua. Perfetto. Mi auguro si veda. No, forse no, perché devo fare la condivisione... Del... Qua benissimo, così si vede un po' tutto. Tolgo la telecamera, tanto è inutile e vi metto eh, le slide così eh, potete tranquillamente vederle. Argomenti chetogenici, la mente nel percorso alimentare. L'importanza della mente, della parte mentale nel percorso alimentare, come abbiamo detto, la maggior parte delle problematiche sono emotive, perciò... Molto probabilmente se uno riesce eh, ad avere dei risultati abbastanza velocemente, la parte emotiva ti esalta, vedi i risultati, perciò continui. Ma che succede in quel se quella settimana, in quei dieci giorni? Nella chetogenica è tutto molto più veloce. Proso, ovviamente, eh, molte persone eh, devono aspettare almeno i primi 15 giorni, i primi 20 giorni, per avere dei risultati, è proprio lì che si fermano. Ecco perché il mio lavoro, quello da coach, è proprio cercare di far capire. Ah, vi dico eh, subito per tutte le persone che non hanno scaricato, dopo vi menderò il link, perché mh, nel mio sito c'è un piccolo pulso, eh, un pulsantino dove puoi scaricare la eh, lista della spesa, in realtà c'è tanta roba dentro quel PDF dove c'è che cos'è il mondo chetogenico eh, e la strategia anche per portarla avanti, un piccolo PDF, diciamo un buon inizio perciò potete tranquillamente rispondere a queste domande che ti faranno capire tutta un'altra serie di cose dove ovviamente io poi vado a lavorare ma ne parleremo in un'altra diretta e, ehm, e, la, e ci sarà la lista della spesa perché molte persone mi chiedono ma che devo comprare che devo mangiare? Ora, qual è il mio lavoro fondamentalmente da parte di coach? Mi piace interpretarla così, aiuta ad imparare. Da 15 anni mi occupo di formazione, training e networking e uno dei segreti che oggi condivido con voi è che per supportare veramente le persone non devi insegnare, ma aiutare ad imparare. È un'altra cosa. È il famoso, la famosa metafora che possiamo trovare quando uno dice: Invece di dargli il pesce tu, invece di dargli il cibo tu, aiutalo, in, diciamo insegnali a uh, pescare. Ok. Ora, il mio obiettivo, qual è in questo protocollo, in, in i miei video? È sempre educare le persone. Perché il mio motivo. Eh, per il quale faccio questo, eh, qualcuno forse già lo sa, lo dico anche nei video: è legato molto a quello che è successo a mio padre con la malattia dell'Alzheimer un po' di anni fa. Ho cominciato a fare degli studi. Io mi occupo di protocolli alimentari, di allenamento da quando avevo 16 anni, 18 anni, poi a 20 anni ho cominciato insomma a specializzarmi un po'. Ehm e a provare di tutto e di più, poi un, otto anni fa ho fatto degli approfondimenti sullo zucchero, sui danni che crea lo zucchero e lo stile di vita, ma ne parleremo un'altra volta. Ma che cosa succede? Perché io faccio delle chiacchiere, perché faccio queste? Perché quando mi trovo anche a cena con delle persone, a pranzo o comunque quando incontro delle persone sono solito cercare di stimolarli a ascoltare, ma magari di no. Di non credere neanche a me, <ride> come dico sempre anche a mia figlia, eh, di non credere a nessuno, anche ai genitori, ma di informarsi, farsi una sua idea e andare avanti eh, e essere più curiosi. Oggi l'obiettivo è cercare di aumentare la consapevolezza. La consapevolezza conduce logicamente all'abilità e c'è una differenza abissale fra la consapevolezza e l'autoconsapevolezza. La, la consapevolezza è sapere cosa succede intorno a te perciò già sapere delle informazioni che adesso vedremo, e l'autoconsapevolezza invece è sapere cosa ti sta succedendo. Sono, come capite, due cose completamente diverse. Eh, L'obiettivo è cercare di eh, aumentare questa consapevolezza. E come si inizia nel percorso alimentare? Come si lega nel, settore, nel, diciamo nel percorso alimentare? Per esempio, l'esempio banale sulle etichette. Molte persone è, è difficile che riescano... Che riescano a guardate uh, un attimo. Scusate, vediamo se siamo in diretta. Penso di sì, spero di sì. Um, molte persone, è difficile che riescono, uh, che sanno che cosa accade nelle, um, che cosa accade uh, fondamentalmente. Scusate, ma stavo vedendo Facebook per vedere se eravamo in diretta tutto a posto. Scusate, um, è difficile che controllano le etichette prima di fare un acquisto. È veramente difficile. L'ho cominciato a fare diversi anni fa, ho comprato anche un libro su questo. Eh, perciò una volta che tu aumenti la tua consapevolezza e sai benissimo che quella merendina, quello yogurt, quel prodotto ha tot grassi, tot carboidrati, di cui zuccheri come per esempio in questa, in questa foto che ho messo e ti rendi conto che uh, per esempio un esempio su questa merendina ha... 8 cucchiaini di zucchero, però come al solito, se, ehm, si vede anche nel video che ho fatto in eh, lo Sugar Day, no? ho preso un mezzo litro e un bicchiere di, di, di birra, l'ho riempito di 500 grammi di zucchero semolato, e quando una persona gli fai vedere che tu ogni giorno eh, mangi, bevi, assumi 500 grammi di, di carboidrati, di zuccheri, eh, nessuno eh, non si tratta di dieta, si tratta solamente di buonsenso la maggior parte delle persone dice no, io non lo berrei mai un bicchiere di zucchero, invece se vai a fare il conto di tutto quello che tu mangi sono tantissimi zuccheri come vedi in questa slide uh, se uno riesce e comincia a vedere che cosa c'è dietro ogni prodotto, aumenta la tua consapevolezza questo è un esempio banalissimo tuttavia è un buon inizio perché so che le schiacciatine al farro, farina di farro 60%, farina di farro integrale, alla fine ha 76 eh, grammi, di eh, grammi di carboidrati, eh, di cui 2,6 di zuccheri. <coughs> Una cosa molto importante, lo dico anche nei video: attenzione: perché i carboidrati, sempre zuccheri, sono logicamente sono zuccheri un po' differenti, non è già zuc lo, zuc lo zucchero della frutta, che è fruttosio, ma comunque. È sempre carboidrato. Perciò, nella chetogenica sappiamo, il massimo è 40-50 grammi di carboidrati al giorno provenienti da frutta e verdura. Dunque, ripeto, quando uno comincia a lavorare su se stesso, comincia a aumentare la consapevolezza, comincia a fare il primo passo. Quel che accade? Accade che tu hai il controllo sul cibo e non il contrario, perché è questo il problema è che la dipendenza da zucchero, da pane, da pasta, da pizza, da dolci, da alcol, da vino, ti crea la dipendenza, perciò è lui che controlla te. In questa maniera, aumentando la consapevolezza, sei tu che controlli il cibo. E attenzione, uno dei trucchi, anzi questo è un trucco speciale, perché poi dopo, che bro, dico subito, è che tu, eh, grazie al capire come gli alimenti possono acchierare il tuo metabolismo, diventi molto potente, perché puoi acchierare con un piatto il tuo umore cioè puoi far sì che se sei nervoso mangiando un bel piatto di riso o di patate aumenti la serotonina e tu puoi andare a dormire meglio perché attenzione perché quel giorno ti è successo qualcosa di veramente strano devastante che ti ha colpito a livello emotivo perciò tu sei in grado io sono in chetogenica sempre quando so che Devo affrontare il giorno dopo, delle eh, devo dormire prima, magari devo andare a dormire addirittura alle 9, sono solito dormire verso le 10, 10 e mezza massimo. Perciò che cosa faccio? Uso il cibo per hackerarmi, ma sono io col controllo sul cibo, sono io che decido di mangiare quel riso quelle patate per avere un umore diverso, per riposare diversamente. Per farvi un esempio, logicamente in chetogenica se ne usano pochissimi, anche se oggi proprio scrivevo su un gruppo eh, Adesso non mi ricordo quale, che in base al perché ma si può usare pane, si, si può pensare il riso, le patate. I, e la, la, la risposta è sempre una: è dipende, perché dipende dall'obiettivo che c'hai. Se il tuo obiettivo è il dimagrimento, allora si può utilizzare ogni tanto ciclicamente. Se il tuo obiettivo, per esempio, è, è quello di mantenere il tuo corpo e mm. il tuo diciamo, peso, che già bene o male, puoi mangiarle anche due o tre volte a settimana, non è un problema perché poi durante. Durante la settimana, tu, eh, durante la giornata, tu sei magari in digiuno intermittente, mangi dalle mezzogiorno alle otto, perciò non c'hai nessun tipo di problema. Poi vedremo in altre dirette che in realtà l'alimentazione sta solamente al terzo posto, perché per il benessere... Mh, quindi il benessere, eh, questa è una cosa che farò, vi farò vedere alle, alle fine di ottobre, la sto finendo, eh, lo vedete qui sotto nel banner, le sette aree per stavolgere la tua vita, reset, ritrova il benessere per sempre. Questo è un, è un protocollo nuovo che sta per uscire, uh, uscirà a fine ottobre, si chiama Reset Your Life, perché con queste sette aree, considerate che l'alimentazione e l'allenamento sta al quinto, al sesto posto. Ehm, eh, ehm, facendo delle modifiche, delle routine al tuo stile di vita, senza spendere soldi, attenzione, eh, senza spendere soldi tu ehm, troverai il centro, riposerai meglio, dormirai, sognerai ancora una volta, perché la gente non sogna più, 10 milioni di italiani non dormono, di questi 10 milioni 5 milioni hanno problemi intestinali, c'è veramente un casino che non finisce più. Vado avanti. Quindi, prima è il guadagno diretto in termini di benefici immediati su benessere e salute, successivamente il dimagrimento, perché in realtà tu ti dimagrisci solamente perché è una conseguenza di questo aumento di benessere, grazie all'alimentazione e a dei piccoli cambi di abitudini, delle sostituzioni di alcuni cibi che ti fanno male con quelli che ti, fanno male, che ti fanno bene. Dunque, iniziamo da cosa? Qual è il centro di tutto? Qual è la parte della mente che dobbiamo sicuramente lavorare? è iniziare da una cosa più importante, il tuo perché. Che è, attenzione, qui rimetto un attimo la telecamera, ho bisogno di guardarvi. Ecco qua. Eh, aspettate che tolgo. Eh. Il tuo perché. Che cosa vuol dire il tuo perché? È semplicemente il motivo per il quale tu stai facendo quella cosa. È quello, ehm, è quello per il quale tu lotti. È quello dove non smetterai di fare quel percorso alimentare perché vuoi diventare così, perché vuoi stare in quelle condizioni. Perciò, io ti suggerisco oggi, mentre stai davanti a questo lo, tuo schermo a vedere questo, questo video, di scrivere il tuo perché. Per quale motivo vuoi dimagrire? Per quale motivo vuoi aumentare di massa muscolare? E che attenzione, è, è differente perché non è solo perché voglio perdere 5 kg, no, è molto più profondo. Per quale motivo pensi che con quei 5 kg di meno tu stai meglio? Perché magari è un discorso esterno? Perché vuoi piacere a qualcuno? O perché ti vuoi rimettere in forma come ristavi una volta? Il motivo lo devi scrivere, attaccare veramente sul frigorifero come faceva Rocky quando combatteva con Apollo Creed. Ok? Adesso rimetto le slide. Ci tenevo a fare un appunto su questo. Perciò inizia tutto dal perché. È una delle cose più importanti. Scrivilo su un pezzo di carta, bam, attaccalo sulla scrivania sul, sul tuo vigorifero. Ora, vi ho detto che vi davo tre trucchi che sono delle domande strategiche che ti possono aiutare a cercare il tuo perché, o a chiarirlo, o a usarle quando sei stanco, quando magari stai lì per aprire la credenza perché c'è le merendine di tua figlia. Domande strategiche. Sono tre, me le ho messe. Per esempio quando ti. C'hai cioè proprio bisogno, sono, non sei riuscito a dormire presto verso le 10, il mio suggerimento è sempre andare a dormire verso le 10, 10 e mezza, ma quella sera sei nervoso e c'hai fame perché hai mangiato alle 8, 8 e mezza, hai fatto magari un... Una cena poco ricca di, di grassi, ricordatevi che le, uno degli ormoni della sazietà si chiama colicistochinina e si attiva con i grassi e con le proteine e non con i carboidrati. Dunque, se tu mangi una bistecca e poi ci metti qualche cosa di grasso, l'olio d'oliva, delle olive, eh, dei peperoni, insomma, qualche cosa che possa aumentare i grassi, come da buon percorso chetogenico, la si attiva l'ormone della colicistochinina, che è uno degli ormoni della sazietà, perciò ti senti appagato. Che succede se però la sera magari sei nervoso e vuoi attaccarti al frigorifero? Le tre domande che ti puoi fare. Posso farne almeno oggi? Perché attenzione, è una domanda alla Lubrano, quando tu ti fai delle domande automaticamente ti rispondi. Perciò la domanda che io ti suggerisco di fare è posso farne almeno oggi? Considerando che sto perdendo peso, sto meglio, mi alzo meglio, sono più forte, mi conviene sgarrare? Se mangio e faccio questa determinata azione, perciò faccio questa determinata azione di sgarro, apro, mi bevo una, un bicchiere, una birra, emotivamente, dopo, starò bene o starò male? Ecco, rispondi e usa queste tre, tre frasi, scrivetele. perché credimi che nel momento del bisogno possono essere molto utili. L'altro trucco, questo è il terzo in realtà, perché il primo ve l'ho detto prima, ehm, cercare di visualizzarsi, di usare un, la, la potenza dell'immaginazione per eh, immaginarsi fra sei mesi come tu potrai stare, come potrai stare con due tagli di meno, con tre tagli di meno, con quel costume che non mettevi da tanto tempo, come ti farà sentire, come starò in primavera con il nuovo vestito, come, fa, fa, come eh, mi far sentire essere apprezzato di nuovo o magari... Come sarà quando i miei amici noteranno che io ho perso tot chili e mi diranno, oh, ma cavolo, ma come hai fatto? Perciò una sorpresa e ti farà piacere quello, penso di sì. Cerca di immaginarti cosa succederà ad aprile, a maggio, a giugno, a luglio. Mm. Ricordatevi sempre che dobbiamo pensare a medio termine, sia sì, breve termine, io solitamente faccio dei, delle sfide di 21 giorni, aiuto le persone a lottare per questa sfida di 21 giorni, subito dopo ne facciamo altre da 21, ma in questa maniera... Tanto siano risultati spaventosi eh, e poi, o oh, di benessere, di dimagrimento, logicamente. E poi andiamo a lavorare sul medio termine e sul lungo termine, che il medio termine è tre mesi, il eh, lungo termine è sei mesi, e poi c'è un anno e avviene veramente la trasformazione. Non è una trasformazione solo fisica, perché chiaro ci sta, è proprio un discorso mentale: sei più forte, controlli tu il cibo sai come hackerare sai come quell'alimento alimenta il cortisolo o aumenta la melatonina la serotonina ok sono tutte cose che si imparano piano piano nel protocollo ok um, questo è un po' il mio primo obiettivo eh, non quello di insegnare ma aiutare ad imparare ok 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 ora uh, vi faccio vedere questa ultima slide um, che è il uh, questionario strategico eh, con questionario dopo vi metterò il link in questa eh, alla fine di questa live di questa live diretta sta per finire ehm, e volevo cercare di non farla troppo lunga perché le voglio fare settimanalmente voglio che comunque siete collegati e, e ho eh, il desiderio che voi impariate queste cose perché sono molto potenti sono molto comode nei momenti di difficoltà eh, in questo questionario c'è la possibilità di rispondere a un po' di, 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 di domande che mi saranno anche utili. Qualora poi vogliate decidere di, fare, di fissare la consulenza gratuita, come stanno facendo in tanti, perché offrono mezz'ora 45 minuti gratuitamente, dove possiamo vedere gli obiettivi e cercare il protocollo giusto per il tuo obiettivo. Con queste domande io so un po' se dormi, se dormi bene, se hai dei risvegli notturni, se bevi tanti caffè, una serie di domande che mi aiutano a fare questo. Una volta compilato, metterai il tuo nome e la tua mail e ti arriverà, il, ti sapremo una pagina dove schiacci un pulsante e scarichi il PDF. E PDF dove parliamo di perché la chetogenica, perché è, una è un percorso incredibile e soprattutto la lista della spesa e come mangiare, ok? Pasto 1, pasto 2, pasto 3. Se hai qualche cosa, fammelo sapere, qualche esigenza, fammelo sapere nei commenti perché posso aiutarti. Eh, nella prossima settimana ci sarà un altro interessantissimo argomento. Farò anche in questo gruppo un piccolo il, um, sondaggio per capire quali sono... Uh, diciamo il, le difficoltà maggiori che riscontrate. Un po' di tempo fa l'ho fatto e la, la, la maggior parte di persone mi ha chiesto eh, che il problema era pesare il, i cibi, e io ho fatto un video apposta proprio per cercare di farvi capire che pesare i cibi in, nei periodi, soprattutto iniziali, non serve assolutamente a nulla e devi semplicemente mangiare quando hai fame, cercare di, eh, di goderti questo percorso alimentare. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, scaricate il protocollo del benessere con la lista della spesa e tutto quanto e ci vediamo settimana prossima per la live. Ciao a tutti, da vostro Simone Nobile, Keto Coach, Let's Blues, sempre!